Ad Aragona questa mattina giochi senza barriere, qual è lo scopo di questa iniziativa? Allora, intanto lo scopo della nostra associazione è quello di assicurare l'attività fisica, l'attività motoria e sportiva a tutti, quindi disabili, non disabili, anziani, a tutte le fasce d'età. Oggi però siamo qui per i bambini, per assicurare, per fare una giornata di inclusione, di divertimento, per assicurare appunto gioia e anche speranza a tutti attraverso il gioco, che è la cosa che tutti noi diciamo preferiamo. In particolare, quali attività avete previsto per i bambini? Allora, oggi faremo diversi giochi, c'è tutto il campo diviso in giochi, quindi dal tris, dallo slalom e quindi il canestro, il calcio in porta, quindi diverse attività motorie e anche sportive. L'obiettivo principale qual è? Il divertimento e l'inclusione. Qual è il messaggio che intende lanciare questa iniziativa? Questo messaggio che vuole lanciare oggi in questa giornata particolare che si celebra la Giornata Nazionale della Disabilità, vuole dimostrare che la disabilità non è un limite, ma anzi è un'opportunità, una nuova sfida anche verso i normodotati che si mettono in gioco affinché anche noi riusciamo a superare i nostri limiti e facendoli diventare opportunità. Tu come la vivi la disabilità? Oggi la vivo in maniera serena perché sono riuscita a realizzare tanti miei obiettivi, anche grazie a tantissima gente che mi vuole bene e che soprattutto ha creduto in me. È presente anche Motor Life a questa iniziativa, che ha davvero uno scopo bellissimo, far divertire i bambini. Esattamente, anche oggi siamo presenti a promuovere sempre la nostra mototerapia, andremo a dare la nostra bellissima dose di gioia, adrenalina, allegria e andremo a dimostrare che la diversità non sembra un qualcosa di brutto, ma è un qualcosa che ci rende unici a modo nostro. Cos'è la mototerapia e quali sono i benefici? Mototerapia è un giro in moto, leviamo qualsiasi tipo di ostacolo per salire in moto ai ragazzi normodotati e disabili, anche perché con la mototerapia andiamo a favorire quella che è l'inclusione e cerchiamo di andare a infondere a questi ragazzi la scarica di adrenalina che una moto dà, e quello che esce fuori è gioia e sorrisi.